Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Oggi è l'8 di maggio, come sappiamo c'è la memoria devozionale della Madonna del Rosario di Pompei. Stiamo celebrando proprio la messa in onore della Madonna del Rosario, che è una messa chiaramente di origini molto antiche, quindi dovremmo essere abbastanza familiari di questa messa costituita in ricordo della vittoria del 7 ottobre del 1571 all'Eporto. È di casa e quindi c'è una stretta affinità tra il rosario e le vittorie contro, diciamo così, i nemici di Dio, che non sono principalmente i turchi e gli ottomani come erano allora, ma sono ben altri nemici della nostra salvezza, e c'è un nesso tra il rosario e la vittoria che si consegue contro i nemici della salvezza. Sapete che un tempo il 7 ottobre si chiamava proprio la festa della Madonna delle Vittorie. Poi è stata cambiata la Madonna del Rosario, ma capite che i termini sono interscambiati. Che significa? Significa che chi dice Rosario vince, chi non dice Rosario perde. Voi sapete che c'è un aneddoto, non so se ve l'ho mai raccontato, perdonatemi se comincio già a fare qualche bis, perché all'inizio lo trovo in un posto nuovo, tiro tutti fuori al cilindro, tutti quanti... dopo un po' comincio a fare il bis, perché non... Voi sapete che un giorno c'era Padre Pio, dice stava già male, c'era un frate in camera con lui, e a un certo punto quello che gli fa: senti un po', prendimi l'arma. L'arma, padre mio. L'arma, prendi l'arma. Dove sta l'arma? L'arma sta dentro la sacca del saio. Questo bambino si mette dentro la tasca del suo saio, trova, cioè, tira fuori tutto e dice: padre, qua ci stanno due monete, mazzo di chiavi, un fazzoletto e la corona del rosario. E me? E tu come la chiami a quella? E allora mi ho risposto così. Ecco, hai sentito il Vangelo che dice? Il Vangelo dice che, attenzione, il rosario, dici, voi sapete che molta gente oggi il rosario non lo dice più. Alcuni non lo dicono perché non ci credono, altri non lo dicono perché lo considerano una cosa, ma rosario, roba che può dire qualche povera vecchietta, con tutto rispetto per le vecchiette, insomma, oppure una volta la loro non sapeva né leggere né scrivere, ma oggi che ci mettiamo a dire rosario. E purtroppo anche qualche intelligentone, ecco, tra i teologi che stanno ai limiti dell'ortodossia, comincia a cianciare: no, niente rosario, noi dobbiamo dire soltanto la liturgia delle ore, oppure dobbiamo dire i salmi. Per carità, i salmi sono la cosa più santa che esiste al mondo, no? Ma il rosario è la preghiera dei piccoli. Tutti quanti gli ultimi papi, l'ultimo è stato Francesco all'inizio del mese di maggio, non so se avete seguito l'intervento che ho fatto, ha raccomandato di recitare il rosario, ha detto: io lo dico tutti i giorni. Il Papa San Giovanni Paolo II, lo sapete benissimo, stava sempre con il rosario in mano, era il Papa Augustus. Paolo VI scrisse una bellissima esortazione, proprio Rosario Virgine Maria, da leggere, bellissima. Tutti i papi l'hanno sempre raccomandato, eppure sapete che pure un Papa, ve l'assicuro, di cultura ce n'è un pochino, insomma, non è un letterato, insomma, non puoi diventare papa se sei così, no? Quindi, ma che significa? Ecco, il rosario però è la preghiera dei piccoli, cioè delle persone che sono umili, perché il rosario ci... perché è così potente la preghiera del rosario? Che c'ha sto benedetto rosario? C'ha tutto, perché il rosario c'ha il Padre Nostro all'inizio di ogni decina. Noi purtroppo abbiamo questa condanna, ce l'ho pure io, che una volta che ci impariamo una cosa a memoria, pure il Padre Nostro, lo diciamo come si dice a pappagallo: Padre Nostro, eccetera. Ma nel Padre Nostro, voi sapete che le sette richieste del Padre Nostro sono le uniche preghiere gradite a Dio e quelle che Lui sempre esaudisce. Tra l'altro noi, Gesù ce l'ha insegnato in forma plurale, perché ogni volta che tu dici il Padre Nostro, non lo dici solo per te, lo dici per tutta l'umanità. Noi non diciamo: Padre mio che sei nei cieli, dammi il mio pane quotidiano, rimetti i miei peccati e non mi indurre, sto pregando, prego per me. No, no. Chiediamo delle cose buone, le uniche cose buone al Signore per noi e per tutti. Quella preghiera ci ha insegnato Gesù, non c'è preghiera vocale più grande del Padre Nostro. Non esiste. Quando Gesù ha detto: non sprecate parole, ve lo dico io come dovete pregare. Padre Nostro che sei nei cieli. All'inizio di ogni decina c'è il Padre Nostro. Poi tutte quante queste cose però noi le chiediamo al Signore attraverso l'intercessione di Maria, perché la Madonna, come l'ha salutata l'Arcangelo?
Arcangelo Gabriele. Ave, piena di grazia, il Signore è con te. Tu hai trovato grazia presso Dio. Tu hai trovato, è l'unica rappresentante della razza umana, perché non c'aveva il peccato originale. E perché questo patrimonio di grazia che c'aveva è l'unica che l'ha custodito. Non possiamo dire, eh sì, se ce l'avessi avuto io, mica tanto, perché da Medeva ci hanno avuto la stessa cosa che c'era la Madonna, ma non l'hanno custodita bene. Quindi la Madonna è veramente la numero uno, ed è la più umile, la più piccola delle creature che esiste. La Madonna si sprofonderebbe sottoterra, se potesse, vorrebbe completamente scomparire, perché quando uno è veramente grande, questo ricordatelo anche, vale anche per gli uomini, non lo dà a vedere, non si mette su un piedistallo, non fa guarda quanto sono importante, guarda quanto sono... Non se ne accorge nessuno quando è veramente grande. Se ne accorge soltanto che c'ha un pochino l'occhio, che è capace di vedere dietro l'umiltà della persona e dice questo è santo sul serio. A me un po' d'occhio mi sta venendo sugli altri, chiaramente, d'accordo? Abbiate sempre occhio a saper discernere bene, perché chi fa il pallone gonfiato, chi si fa un cioè, state tranquilli che non è né santo né grande, è un poveraccio, più di tutti gli altri. Invece chi in silenzio continua, lavorando, non dando importanza a quello che pensa, a quello che non pensa, non si preoccupa soltanto di quello che pensa a Dio, quello è grande sul serio. Ricordatelo. Quindi, e noi dobbiamo avere l'umiltà di dire al Signore, senti, se te prego io, tu è giusto che a me non mi ascolti, perché ho fatto un sacco di peccati. Abbiamo fatto tutti quanti, eh. Non è che noi diciamo nell'Ave Maria, prega per noi peccatori, così, tanto per dire una cosa a pappagallo. Noi diciamo, prega per noi peccatori, perché noi peccatori ci siamo. E se per grazia di Dio non avessimo fatto nella nostra vita dei grandi peccati, anche quando dobbiamo dire, ah, mazza che bravo, non ho fatto peccati grossi, non ti metti in ginocchio e ringrazia a Dio che te l'ha preservato. Ma sicuramente qualcuno l'ha fatto. E attenzione, se pensi di non averlo fatto, te devi preoccupare tanto. Perché chi pensa di non averli fatti, non è che non l'ha fatti, è che o non li sa riconoscere, e questo già è giustificato, o peggio, non li vuole riconoscere. Questo è molto grave, perché dopo uno diventa come farisei, e oltre che beccarsi le prove del nostro Signore al Vangelo, si becca tutti le prove del Papa, forte che può, lancia qualche anatema contro i nuovi farisei, che questa è una razza che non si estingue mai, eh? Capito? Quindi noi dobbiamo avere l'umiltà di andare da Gesù dicendo, senti un po', va bene, tu a me non mi devi manco guardare, però io ti chiedo queste cose per l'intercessione della Madonna. Allora io la saluto con le stesse parole dell'Arcangelo Gabriele. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sono le parole che ha pronunciato San Gabriele. I santi dicono, non esistono parole che siano più gradite alla Madonna di queste. Ogni volta che le sente c'è un sussulto di gioia, perché ricorda quel momento. Immaginate, oh, ma la Madonna ha vissuto veramente quel momento lì. E poi tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Queste sono le parole con cui la salutò Santa Elisabetta. Sono tutte tratte dalla Sacra Scrittura. E nella seconda parte dell'Ave Maria noi facciamo il nostro atto di umiltà. E diciamo, Santa Maria, tu sei santa, io no. Madre di Dio. E poi prega per noi tu, pregaci tu, perché noi siamo peccatori. Quindi se ci preghi tu, il Signore l'ascolta. Se prego io, non mi ascolta. Adesso, quindi, fammi arrivare tutte le grazie che mi servono a me e a tutti in questo momento e nell'ora della nostra morte. E poi alla fine chiudiamo con un bell'atto di adorazione del Signore, con gloria al Padre. Capito? Se poi diventiamo bravi, perché durante le decine del Rosario, adesso ancora di più che San Giovanni Paolo II ci ha aggiunto i misteri luminosi, noi contempliamo in sintesi tutta l'opera della salvezza di Dio. L'Annunciazione, la Visitazione, la Nascita di Gesù, la Presentazione al Tempio, lo smarrimento e ritrovamento, poi il battesimo di Gesù, la nozze di Cana, la predicazione pubblica di Gesù, la trasfigurazione, l'Eucaristia, poi tutta la passione, il Getsemani, la flagellazione, la coronazione di spine, la via crucis e la crocifissione, e poi la gloria, la resurrezione, l'ascensione, la Pentecoste, l'assunzione e la glorificazione di Maria. Quindi capite, c'è tutto. Se vedete la serie della Rosario Vigilis Maria di San Giovanni Paolo II, dice, che altro vuoi? Cioè, è una preghiera devozionale, ma è una preghiera ricchissima se uno impara a recitarla bene. E quindi questa sbanca il paradiso. Lo sbanca. La Madonna, per chi non crede a Međugorje, l'ha detto pure a Fatima, dice, prendete il rosario in mano se volete ottenere qualunque tipo di grazia, personale, collettiva, nazionale, internazionale, comprese fermare le guerre, i cataclismi e le catastrofi naturali. Ma avete visto, guardate che è successa una cosa bella in questi giorni.
se sono stretti la mano il presidente della Corea del Nord e della Corea del Sud, tra un mese si incontrano con il presidente degli Stati Uniti. Vi ricordate che sta succedendo un mese fa? Quelli schiacciano un pulsante e sono paperati tutto pieno da terra. E com'è successa sta cosa? Io non ho nessunissimo dubbio. Ci ha messo le mani nella Madonna, certamente la Madonna. Io lo sai, lo dico, Non lo dico affatto, io ne dico tanti, d'accordo? Quando qualcuno prega, io vedo che dico, qualche persona disemonita, viene anche a pregare il sabato di notte adesso, sta cominciando a imparare. Voi pensate che pregare per 3 ore di sabato notte dietro il rosario è un sacrificio grosso? Io li ammiro, insomma, a questi miei cari figlioli, io lo faccio da tanti anni, sono abituato, ma qualcuno. Voi pensate che stare a pregare 3 rosari togliendo il tempo al sonno è una cosa che lascia indifferente? Cioè, assolutamente no. Piovono una montagna di grazie per cose. E può darsi che non lo possiamo sapere. Può darsi che un giorno andremo in paradiso e ci sarà. Don Leonardo, sai che per tutte quante le preghiere che hai detto, insieme a quelle di Sermoneta, ho fatto stringere la mano, però chi lo sa, può essere pure una cosa più piccola, può essere che si è convertito in un peccatore, però sicuramente le grazie così grosse, sicuramente non bastano i nostri, ma le rosarie se ne dicono ancora tante, capite? Cioè è così, cioè, non è la stessa cosa pregare o non pregare, e soprattutto il rosario è preghiera poi adatta a tutti, non ci serve nessuno là, questa benedetta corona, il Padre nostro e la Maria, la può dire il laureato così come la può dire l'alfabeta, capite? Ci unisce a tutti quanti, capite? Io c'è stata una signora che porta la comunione il primo martedì del mese, che si è talmente parlato bene le preghiere antiche, che mi fa scusa dove non è, io le dico solo in latino. E quindi dice, ma Padre nostro, ma Padre nostro, qui è sincelis, dice, posso dire in latino? Dico, figurati, come mi diagnosi? E poi Ave Maria, dice, Ave Maria, grazie Maria, dico, posso dire in latino? Dico, io dico, ma io la dico in italiano, dico, ma brava! E questa è una persona, non vi dico che è semplicissima, umilissima, d'accordo, però addirittura ha imparato bene queste preghiere in latino, ma però, e prega. Quella preghiera di questa persona che sta offrendo le sue sofferenze dentro casa, che dice il rosario, quella è una saetta che sale al cospetto di Dio. Ecco perché lo sarà una preghiera così importante. Ecco perché in questo tempo, nel mese di maggio, ci riuniamo davanti alla Madonna, la cosa più grossa che esiste nell'universo è la Messa. Ma al secondo posto tra le preghiere devozionali viene il rosario. Diciamo che più importante del rosario è solo la preghiera ufficiale pubblica della Chiesa, la liturgia delle ore, quindi la salmodia. Però tra le preghiere devozionali il rosario sbanca il cielo. Per cui vi invito a riscoprire la bellezza di questa preghiera, a dirla. Quanti? Più che potete dire. Al massimo 100 rosari al giorno. Padre Pio dice 100 rosari al giorno, il record ce l'ha lui. Se qualcuno riesce a dire 101, ha battuto Padre Pio. Insomma, quindi, da sotto 100 rosari, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quello che vuoi fare. Ma se uno non c'ha modo, non c'ha tempo, perché voi tu scoraggi, dice, ma io non c'ho tempo. Non è vero, perché se tu vuoi, comincia da una decina al giorno, ci vuole, un Padre nostro e 10 Maria al giorno. Le persone che io a qualcuno glielo ho insegnato, ci voglio imparare a dire rosari, piano piano, perché dall'oggi al domani, se tu non hai pregato mai di una corona intera del rosario, insomma può essere un po' impegnati, e comincia con una decina. Se tu per un mese ne fai una decina, il secondo mese te ne fai due, terzo mese ne fai tre, arrivi che te pari a dire rosario senza che manco te ne accorgi. Poi una volta che hai preso l'abitudine, basta solo conservarla, perché se dopo la perdi diventa complicato. E poi è quello che Dio vuole. L'importante però, dobbiamo crederci a queste cose qui, perché adesso noi non le vediamo, ma la Madonna su 200 anni che dovunque appare dice sempre, dite il rosario, dite il rosario, dite il rosario. Noi molte volte quando vediamo situazioni che non funzionano, andiamo a prendere petto le persone, cerchiamo di farli ragionare, e dovrebbero ragionare, ora te sentono, continuano a fare testa loro, li litighiamo, discutiamo, non serve a niente, state zitto, via il rosario, fa un bel rosario per la conversione di tizio, perché a quella persona il Signore gli tocchi il cuore, gli faccia capace, lo faccia ragionare, e dove non arriviamo noi? Arriva il Signore, però perché il Signore intervenga ci vogliono le grazie, perché le grazie arrivino bisogna chiedergliele, per chiedergliele con la certezza che ce le dà bisogna che chiamiamo in causa la Madonna, perché la Madonna il Signore l'ascolta, a noi ogni tanto, ma la Madonna ascolta sicuramente sempre, perché è colei che in tutto ha fatto la volontà di Dio, in tutto è santa e pura e quindi tutto può presso il cuore di Dio. Beh, siano lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre, sempre.